Ciao Tiziana, ben ritrovati a tutti quanti, spero abbiate trascorso un bel Natale e adesso ci stiamo avvicinando un pochino alla fine dell'anno. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con la mia precedente puntata dell'ottava freccia, raccontandovi un pochino quelli che sono i primi sei zo segni zodiacali secondo appunto lo zodiaco, secondo appunto l'astrologia nativoamericana. E oggi andremo avanti con gli altri sei. Vi ricordo che se vi foste persi i sei della settimana scorsa, trovate le puntate precedenti nel sito di Country Live e in modo particolare nella pagina dedicata appunto a tutte le mie puntate precedenti dell'ottava freccia. Quindi ripartiamo dal settimo segno zodiacale. Il Salmone, per i nati dal 22 luglio al 21 agosto. È un segno intuitivo, è un segno assolutamente creativo, viene definito elettrico, è un motivatore, un trascinatore di folle, quindi diciamo di solito è in grado di farsi seguire a molti amici e spesso anche dei seguaci. Come abbiamo fatto la settimana scorsa, anche in questo caso divideremo, o meglio, affronteremo i segni zodiacali da due punti di vista, cioè nell'ambito di un ambiente a loro consono e nell'ambito invece di un ambiente negativo che magari faccia emergere i lati meno positivi. Allora, il Salmone in un ambiente appunto che gli è assolutamente consono e favorevole è sicuramente un segno solido, calmo, stabile, perfino sensuale. In un ambiente invece negativo, non molto positivo, tende a diventare intollerante, piuttosto egoista. Ottavo segno per i nati dal 22 agosto al 21 settembre, l'Orso. L'orso è molto pragmatico, è molto metodico, è il segno a cui si fa riferimento, sono le persone da cui si va quando si ha bisogno di un aiuto certo. Ha un grande cuore, però è anche modesto, è anche molto timido e in un ambiente positivo riesce a far emergere la sua generosità e l'amore. In un ambiente invece ostile o non molto positivo tende a chiudere la mente e diventare molto scettico e molto solitario. Nono segno, per i nati dal 22 settembre al 22 ottobre, il corvo. Il corvo ha differenza in maniera assolutamente speculare rispetto a quello che è il simbolo del corvo nella nostra tradizione, invece nella cultura nativoamericana è un simbolo assolutamente positivo, entusiasta, molto intraprendente, creativo, anche molto affascinante e a volte un pochino ingenuo, forse a causa del suo essere idealista, del suo essere molto diplomatico. In un ambiente positivo il corvo è paziente, intuitivo, anche molto romantico. In un ambiente invece un po' più negativo, un po' meno consono, rischia di essere un po' pretenzioso, un po' vendicativo e tante volte molto esigente. Decimo segno, per i nati dal 25 ottobre al 22 novembre, il serpente. Attenzione, il serpente è per eccellenza il segno degli sciamani. È legato a tutto ciò che è spiritualità nella cultura nativoamericana e ha delle forti dei poteri o comunque dei forti legami con il potere guaritore. Per questo motivo, molti segni del serpente sono comunque medici o comunque hanno attinenza con il mestiere. Ha un legame con tutto ciò che è spirituale, quindi l'intangibile, e forse anche per questo motivo spesso viene anche legato un po' a un'aura di mistero. E sicuramente è in un ambiente positivo in grado di fornire aiuto, di essere assolutamente ispiratore, appassionato, e viceversa in un ambiente magari negativo rischia di essere indisponente, lunatico, difficile da cogliere in qualche modo. Undicesimo e penultimo segno dello zodiaco nativo è per i nati dal 23 novembre al 21 dicembre ed è il gufo. Il gufo è mutevole, si dice che vola come il vento, il gufo è in qualche modo amico del mondo, vive a 100 all'ora, ha pieno cuore in tutto quanto. È di solito il segno degli artisti, ma anche degli insegnanti, perché è molto duttile in qualche modo, e in un ambiente appunto positivo riesce a essere molto sensibile, riesce a essere assolutamente entusiasta, in un ambiente magari negativo invece si trasforma in un segno abbastanza amaro, bellicoso, e in qualche modo indulgente con se stesso, invece abbastanza aggressivo, insomma, nei confronti degli altri.
Ultimo segno dal 22 dicembre al 19 gennaio, il segno dell'oca. L'oca è perseverante. L'oca, nel momento in cui si pone uno scopo, che è qualcosa a cui tiene in modo particolare, non molla. Non ambisce al successo ad ogni costo per mostrarlo, dimostrarlo agli altri, ma in qualche modo stabilisce dei valori che sono propri e su quelli non transige, va fino in fondo a qualsiasi costo, anche a costo di sacrificare se stessa. È un ottimo compagno di lavoro, è un ottimo partner e appassionata, capace di grande humor, è un gregario sostanzialmente. In un ambiente invece negativo tende ad avere comportamenti ossessivi o addirittura dipendenze. Ecco, questo è lo zodiaco nativo americano. Adesso sapete a quale animale totemico corrispondete, forse corrisponderà a quello che pensate di voi, forse no. Cosa cambierà nella vostra vita? Nulla, assolutamente, perché poi alla fine i nostri totem sono i nostri valori, sono i nostri affetti, sono i nostri scopi, sono le nostre idee e sono quelle che dobbiamo tenere sempre presente e che vi auguro di riuscire a tenere presente appunto nel 2018 che arriverà a breve. E quindi tutto questo si limita a essere soltanto una riflessione e quello che invece vi auguro veramente è che il nuovo anno consenta di brillare alla parte migliore di voi. Quindi un grandissimo augurio e un bacio a tutti gli amici di County Life, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao!